È la radioterapia oncologica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce ad ospitare un acceleratore lineare di ultima generazione. Acquistato con i fondi europei FESR, l'acceleratore è in grado di effettuare trattamenti con tecniche speciali, irradiare il tumore in maniera mirata e preservare così i tessuti sani. Si tratta di una giornata davvero molto bella, perché si realizza non solo l'acquisto da parte dell'oncologico di una struttura modernissima per la radioterapia, ma soprattutto perché tutto questo è avvenuto a seguito di eventi sicuramente dolorosi e da parte di associazioni che in nome di pazienti hanno raccolto firme, stimolato la decisione pubblica e quindi alla fine dotato il Vito Fazzi, in particolare il reparto di oncologia, di un'attrezzatura straordinaria. La sala che ospita l'acceleratore è stata intitolata ad Alessandro Maletesta, che ha fortemente voluto e sensibilizzato il territorio e le istituzioni sulla necessità dell'acquisto della nuova apparecchiatura. Il merito viaggia su diverse gambe, soprattutto viaggia sulle gambe e sul cuore delle oltre 6.000 persone che hanno firmato all'epoca per chiedere questa realizzazione. Ed è una realizzazione che è fatta di acciaio, è fatta di elettronica, è fatta di fotoni, ma soprattutto è fatta di cuore. E il cuore di chi testardamente ha voluto questa realizzazione e il cuore di chi, pur ammalato di tumore, di cancro, aveva desiderato per la sua terra non più i viaggi della speranza. Da oggi questo è possibile, non c'è più bisogno di andare fuori. Il nuovo acceleratore è un Versa HD, ha la capacità di radiare il volume bersaglio con un'alta dose in un tempo molto breve e di seguire i movimenti del paziente, come per esempio quelli indotti dal respiro. Finalmente siamo riusciti a raggiungere il traguardo, ad essere i primi ad avere questo tipo di acceleratore. È un acceleratore dell'ultima generazione che ha delle caratteristiche veramente performanti, ha da soddisfare il principio principale della radioterapia, che è quello di irradiare il più possibile, dare delle dosi alte sul target, cioè sul volume bersaglio, quindi sulle cellule neoplastiche, sottodosando e irradiando il meno possibile i tessuti sani. Oggi è l'inaugurazione, però già abbiamo incominciato l'applicazione clinica, il training clinico, e quindi già da circa una ventina di giorni incominciamo, diciamo, a prendere confidenza, abbiamo incominciato a fare i trattamenti, diciamo, più semplici. Cosa significa questa inaugurazione per la Regione Puglia? È importantissimo che si sappia comunque che questa attrezzatura è a disposizione nella Regione Puglia, è unica e che vi possono fare riferimento senza più andare a creare mobilità passiva in altre regioni. Tante le testimonianze di attenzione alle attività svolte per la cura di tumori. Quella della Banca Popolare Pugliese che ha donato la sala d'attesa dello screening mammografico. I familiari della giudice Annunziata Francioso hanno voluto donare gli arredi della sala di attesa della radioterapia.